Lo scatto di una foto dura un attimo. Tanti scatti messi in fila raccontano storie. Per esempio, quella di una città dagli anni 50 a oggi. Questa è Milano, vista con gli occhi di Cesare Colombo, o meglio, attraverso il suo obiettivo. Ci sono i Navigli, la vista dal grattacielo Pirelli, Piazza Duomo, le ferrovie Nord. C'è soprattutto il fattore umano, i volti, la folla, la società. Al centro dei miei interessi culturali ci sono i miei simili, diceva Colombo. La mostra al Castello Sforzesco celebra la complessità di un artista scomparso nel 2016 che ha rinnovato la fotografia italiana facendone uno strumento di impegno civile e di testimonianza storica. Cesare Colombo è stato uno dei maggiori fotografi italiani e ha lavorato veramente tantissimo a partire dall'inizio degli anni 50. Non ha fatto studi, diciamo, accademici, universitari, si è dedicato sin da giovanissimo alla fotografia in senso amatoriale. La mostra presenta più di 100 fotografie originali, sono tutte dedicate a Milano e il suo interesse principale è sempre stato quello per la città di Milano. È il cuore della sua attività, la città vissuta in tutti i suoi aspetti e soprattutto la città abitata. La città con i suoi abitanti, con i suoi eventi, non soltanto politici ma anche culturali, sociali, che lui ha osservato per tutta la sua vita. Questo è stato il centro. Cesare Colombo è nato a Milano nel 1935. Entrambi i genitori erano pittori. Il padre Augusto gli regala la prima macchina fotografica. È così che comincia una passione che lo accompagna per tutta la vita e che diventa la sua professione, insieme a quella di grafico, giornalista, critico e insegnante. Impossibile racchiudere la vita di Colombo in una sola definizione. Spazia dalla pubblicità ai ritratti, passando per le collaborazioni con importanti riviste come Ferrania, Domus e Abitare. Coglie i grandi mutamenti di Milano verso la modernità. Sempre attento al rapporto tra fotografia e industria, il capoluogo lombardo è il terreno su cui si muove e che decide di raccontare. C'è stata una grandissima sensibilità per questi aspetti anche del rapporto della fotografia con altre discipline, pittura, grafica. Questo gusto che si forma nel tempo poi gli dà modo di diventare appunto un fotografo estremamente riconosciuto, di avere molte committenze perché fa mostre fino, diciamo, a un certo periodo e poi preferisce lavorare su committenza anche per grandi industrie come la Fondazione Fiera ad esempio e il Touring Club italiano, poi tante altre industrie che lo hanno comunque chiamato per le loro committenze. Colombo osserva la città di Milano nei luoghi della grande produzione al tempo del boom economico, nei supermercati e nei centri commerciali. È nelle sue piazze quando si accende il 68. Fotografa studenti e operai. Studia la condizione umana nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, quelli di ieri e quelli di oggi. Ma racconta anche la Milano dei fast food, della moda, del design e dei teatri. La sua prima mostra in uno spazio pubblico, nel 1958 alla Biblioteca Sormani, espone foto dedicate agli spettacoli del Teatro alla Scala, tra cui Giselle. Eppure la sua fotografia non è mai evasione, ma realismo critico. C'è in diversi anni, che sono quelli, diciamo, degli anni 60, dalla metà degli anni 60 all'inizio degli anni 70, questo atteggiamento di volere fortemente con la fotografia un impegno verso la realtà, verso l'umanità. La caratteristica del linguaggio fotografico è quella di derivare da un'immagine ottica, come dire, da un prelievo che c'è di fronte alla realtà, di un pezzo della realtà concreta che sta di fronte. Così parlava durante una conferenza nel 2015 alla Triennale di Milano, un anno prima di morire.
80 anni di vita consacrata alla fotografia. Le foto, ha scritto Colombo, restano in tutti i sensi la ragione del mio lavoro. Io mi illudo di comunicare attraverso il loro linguaggio e invece, al di là dei diversi soggetti, le fotografie mi fanno leggere sempre più chiaramente una cosa sola: i passi della mia vita.